manifestare a tutti quanti voi la somma soddisfazione e anche un po' l'orgoglio che Fondazione Prosieto Cultura ha nell'inaugurare questa quarta edizione della Città Visibile. La mia terza inaugurazione da quando svolgo il ruolo di Presidente della Fondazione Prosieto Cultura, credo che sia un'iniziativa tra le più importanti nel panorama delle attività della Fondazione che io presiedo, e lo testimonia appunto la vostra partecipazione, l'interesse che c'è stato e c'è intorno a questa manifestazione che di anno in anno cresce, trova sempre più interessi da parte di associazioni, di singoli, di soggetti che a vario titolo vogliono partecipare a questa esposizione di una città che sta cambiando, di una città complessa, qual è la nostra, e si tenta di cogliere, di segnalare questi cambiamenti che vi sono attraverso l'occhio dell'artista, colui che ha una sensibilità spiccata rispetto al cittadino comune, in maniera da capire, percepire i cambiamenti che una città come la nostra ha quotidianamente, in maniera da governarli, da farci trovare preparati a questi cambiamenti che accadono. Talvolta ci sembra che tutto sia immutabile, altre volte invece purtroppo guardandoci intorno ci rendiamo conto che siamo quasi estranei all'interno di un tessuto cittadino che è in lento ma continuo cambiamento. Quindi proprio per non rimanere attaccati a degli stereotipi che poi magari ci accorgiamo non essere più così pregnanti come nel passato, questa manifestazione deve essere osservata con un occhio attento e critico. Quindi vi auguro a tutti voi una buona visita della vostra.